Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati in un altro video dove anche qua i fumetti più o meno li tocchiamo, li sfioriamo in qualche modo, perché oggi mi piacerebbe parlarvi un po', darvi quelle che sono le mie impressioni su The First Slam Dunk, film diretto, realizzato da Takehiko Inoue, già autore di questo splendido capolavoro che è appunto Slam Dunk, il manga. Uno dei forse testi di formazione più belli mai scritti, un bellissimo fumetto shonen, un bellissimo fumetto spoken, con cui personalmente ho avuto un rapporto molto particolare. Infatti questo per me è un pretesto anche un po' per raccontarvi un pochino quello che penso anche proprio di Slam Dunk, come ci sono arrivato, quella che è la mia esperienza personale appunto con questo splendido fumetto. Avrò avuto una cosa come 15-16 anni, e si parlava molto all'epoca di Slam Dunk, in quanto in particolare era diventato praticamente irreperibile l'edizione della D-Visual, bellissima, e soprattutto era molto molto ambita, e io ricordo che appunto bucavo le ore di religione a scuola e andavo nella fumetteria che era molto molto vicina appunto dove andavo a scuola per recuperarmi, a volte anche giornalmente se non appunto settimanalmente, uno o due numeri appunto di Slam Dunk. E la cosa che mi colpì tantissimo all'epoca era quanto un fumetto che parlasse di uno sport, di qualcosa da cui io sono dannatamente lontano, mi prendesse in questo modo. Veramente tornavo in fumetteria come se fossi un tossico in astinenza, e appunto mi ricordo che mi fomentò veramente molto questa cosa. Poi io dovetti aspettare l'arrivo della nuova edizione di Panini per poterlo completare, e ripeto, lì fu proprio il sancire questa storia d'amore tra me e questo splendido fumetto. Sentendo i vari pareri di gente che era stata a vedere il film, ho detto mi voglio un po' sta tranquillo, perché avevo paura di farmi infiammare troppo, di crearmi delle aspettative veramente enormi, veramente gigantesche, per poi rimanere deluso magari anche per niente fondamentalmente. E è letteralmente durato una cosa come forse 30 secondi dall'inizio del film, perché ero sì un po' preoccupato per il discorso della CGI, un po' come tutti quanti, diciamolo tranquillamente, visto che non è che i precedenti siano particolarmente entusiasmanti, fossero particolarmente incoraggianti. Devo dire che appunto è una cosa che è durata pochissimo, sono rimasto letteralmente scioccato vedendo i primissimi secondi di film e vedere come il lavoro che è stato fatto renda perfettamente giustizia al lavoro di Inoue, cioè sembra realmente di vedere le pagine del fumetto di Takehiko Inoue portate su schermo. È una cosa che a me, ripeto, ha colpito veramente veramente tanto in tantissimi aspetti, da quelle che sono in particolare la tensione dei corpi quando appunto i vari giocatori nel corso della partita scattano, corrono, si lanciano, volano a canestro pronti appunto per cercare di disegnare un punto. Ecco, la tensione dei corpi, di cui tra l'altro Takehiko Inoue è proprio un maestro, per me a livello anche di scrittura è un maestro del climax, della tensione, del saper giocare appunto con lo storytelling nel suo fumetto per appunto tenere questa tensione viva. Io e il mio amico Emanuele, che siamo andati a vederlo al cinema, ci siamo trovati più spesso a dire oh no, non sto respirando, non riesco a respirare, voglio vedere dove si va, come finisce questa azione, perché appunto Inoue è un maestro, soprattutto in Slam Dunk è riuscito veramente in maniera pazzesca a rendere appunto questo discorso di tensione. I personaggi, tra l'altro quelli dello Shouko in particolare, li ho visti anche belli piazzati, belli grossi, belli muscolosi, tranne per esempio Miyagi, che comunque è abbastanza piccolino ma anche lui è abbastanza tonico, Rukawa, che deve essere invece quello un po' più smilzo perché è letteralmente un fulmine, deve correre da una parte all'altra del campo il più velocemente possibile, mentre gli altri ho visto tutti quanti abbastanza piazzati da questo punto di vista. Io non sono uno che se ne intende di cinema, di animazione, così, per cui prendete molto con le pinze quello che sto dicendo, però credo proprio che creare questo grosso precedente, un po' come è stato Spider-Man Across the Spider-Verse, creare un nuovo standard per quella che è l'animazione giapponese. Io mi auguro che così sia, perché ripeto, se il mescolare il 2D e il 3D rende in questo modo, raga, mi guarderò tutti gli anime che usciranno da ora all'infinito se appunto viene utilizzata questa tecnica, perché
T'ho lasciati perdere i primi, appunto, i primi secondi. A un certo punto non si nota neanche più questo discorso del 3D. Ed è una roba che, a cui veramente faccio molto molto caso. Una cosa che a me disturba molto. Mi sono perso diversi anime usciti nel corso degli ultimi anni che magari potevano anche incuriosirmi solamente perché fatti in CG. È una cosa che purtroppo non riesco a sopportare, con qualche eccezione. Però non ce la faccio. Quello che è la grossa differenza rispetto al fumetto, ovviamente dal punto di vista narrativo, è il punto di vista, probabilmente, che è quello appunto di Miyagi, perché è un personaggio di cui praticamente non si sapeva niente già dal manga, e su cui appunto si è potuto costruire in questa storia, raccontandoci cosa lo ha portato al basket, dandogli una motivazione, dandogli molto più rilievo e spessore proprio anche come personaggio. Ho fatto tutto quanto in maniera, tra l'altro, perfetta, nel senso non ci sono grossi problemi di incoerenza. È interessante appunto il fatto che il protagonista sia Miyagi e che da questo poi si sviluppi un po' tutto il resto della storia e si sviluppino anche, come dire, gli altri punti di vista degli altri personaggi. E questa cosa l'ho vista sia perché appunto Miyagi è il playmaker della partita, è appunto un po' il regista, un po' come hanno detto tutti quanti, insomma, nel corso di questi giorni, ma anche perché io ci ho visto altre due, come dire, possibili fattori appunto di questo cambio. Il primo è che se, insomma, Takiko Inoue ha raccontato Slam Dunk 30 anni fa dal punto di vista di Sakuragi, che invece è uno scapestrato, un cretino, un coglione fondamentalmente, che impara a diventare una persona adulta, matura, a fare affidamento sugli altri, a credere di più in se stesso e a trovare un obiettivo nella propria vita, c'è stato questo cambio, forse anche per dare qualcosa di diverso già ai fan di Slam Dunk, non dargli qualcosa che già potrebbero aspettarsi, ma dare anche qualcosa di alternativo, ma anche più un approccio maturo sotto un certo punto di vista. Miyagi è sicuramente un personaggio un pochino più in bolla rispetto a Sakuragi, e ho pensato che potrebbe essere anche per questo motivo. Ma la cosa che invece mi è saltata subito all'occhio, appunto, relativa a questo cambio di prospettiva, è forse il fatto che in quel preciso momento, cioè nella partita contro il Sanno Kogyo, quindi dopo che i nostri giocatori si sono già dello Shoku, si sono già rodati un pochino, hanno cominciato un po' anche a smussarsi tra di loro, non ci sia più una differenza tra l'uno e l'altro, cioè siano ormai una specie di tutt'uno, tra virgolette, siano una vera e propria squadra, che, insomma, questa cosa poi viene coronata da quella pagina iconica, insomma, del 5 fra Sakuragi e Rukawa, ma anche vedere un po' come poi tutti quanti interagiscono fra di loro. Sempre Sakuragi è il solito testone, il solito genio del basket, però in qualche modo e maniera ormai sono arrivati a un punto in cui riescono a convivere, si fidano uno dell'altro. Rukawa passa addirittura la palla e insomma ci ho voluto vedere questo tipo di prospettiva dal mio punto di vista, se non altro. Ecco, una cosa su cui sono un po' in disaccordo con tutti gli altri, devo dire la verità, non sono convintissimo del fatto che sia un film perfettamente fruibile a livello di storia, di apprezzamento e quant'altro, anche da chi non conosca il manga, perché soprattutto alcune relazioni personali vengono toccate molto superficialmente e si rischia di non far comprendere bene quelle che sono appunto le relazioni fra i vari personaggi, in particolare per esempio il personaggio di Mitsui, che insomma ha avuto un po' di problemi con lo Shoku, con la sua squadra, che ho visto tra l'altro uno dei miei punti preferiti, quello in cui poi lui rientra nello Shoku. L'ho vista toccata un pochino troppo superficialmente dal mio punto di vista. Non so se è una mia impressione, mi piacerebbe rivedere il film per poter appunto far caso anche a questo aspetto. Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosina di più di Akagi, devo essere sincero. Tra tutti quanti Akagi è il mio personaggio preferito all'interno dello Shoku, perché è una figura che mi ha sempre colpito tantissimo fra tutti quanti, perché è, oltre a esserlo fisicamente, una figura granitica, una figura insomma che trasmette sicurezza, essendo lui grande, grosso, piazzato, ma anche perché è letteralmente un mentore per, in particolare per il personaggio di Sakuragi, nel senso che è uno che riesce a
trasmettere la passione per il basket, a trasmettere la passione per qualcosa, l'ardore, appunto, questo spirito shonen, se vogliamo vederla in quest'ottica, anche a un teppista, anche a un, ripeto, a un coglione come Sakuragi. E per tutti gli altri, ripeto, è una figura fondamentale, una figura di enorme sostegno. Questa è una cosa che viene detta anche nel corso del film dall'allenatore Danzai ai suoi giocatori. Lui ha avuto sulle spalle tutto quanto e voi siete riusciti a costruirci sopra e a portare appunto la squadra a un grande livello. Tra l'altro il punto in cui si gioca questo film, questa partita contro il Sannokogyo, che è forse una delle partite più prese, più pesanti, insomma, di tutta la storia, è importantissimo in quanto ci racconta letteralmente il finale, una cosa che non era stata raccontata nell'anime degli anni 80-90, se non mi ricordo più. E quindi, volendo anche un po' chiudere, tra virgolette, un cerchio iniziato quasi 40 anni fa, e poi sapendo bene che appunto i nostri fondamentalmente perderanno la finale. E anche questo discorso della sconfitta, una cosa che viene affrontata anche dall'allenatore proprio del Sannokogyo, spiegando ai suoi giocatori, una volta che questi perdono la partita, dicendogli: questa prima sconfitta vi servirà. Ecco, sembra quasi che in qualche modo stia parlando anche un po' quelli dello shoku, cioè che nonostante alla fine il protagonista, tra virgolette, fallisca, non ci sia la vittoria finale, ecco, da questo punto di vista viene visto non come una sconfitta vera e propria, ma come un punto su cui poi si può lavorare. Si è perso, si riparte, si ricomincia, cambiati, avendo imparato qualcosa sui propri avversari, sul nostro modo di giocare, ma soprattutto su se stessi. Ecco, io ci vedo un po' anche questo genere di viaggioni, soprattutto in quello che è il finale di questo bellissimo film. Ripeto, mi è piaciuto molto anche come si balla un po' tra la partita, quindi tra i momenti più frenetici, più veloci, più rapidi, quindi passando da quello che è il passato appunto di Miyagi, la sua esperienza, il trauma della perdita del padre, il trauma della morte del fratello, il doversi in qualche modo smarcare anche da questa figura, sebbene lui ne sia molto influenzato, cercare di rendere la propria madre fiera anche di se stesso, creando un distacco appunto dalla figura del fratello. È insomma molto molto bello, e anche come ci siano appunto questi passaggi anche di tecnica di realizzazione. La partita è molto più giocata appunto su il 3D, tra virgolette, mentre invece appunto il passato di Miyagi è molto più realizzato in maniera tradizionale, diciamo, sotto questo punto di vista. Raga, che altro dirvi? Andatevi a vedere questo film, ripeto, ci avete ancora qualche giorno di tempo, perché la permanenza in sala è stata prolungata di un'altra settimana, quindi tantissima roba dovrebbe rimanere fino a mercoledì, giovedì, se non mi sbaglio. Quindi andatevelo a vedere assolutamente, leggetevi questo bellissimo fumetto di Takehiko Inoue, mi raccomando, è una roba veramente spettacolare, uno dei migliori fumetti che probabilmente potreste leggere nella vostra esistenza. E un bellissimo racconto di rivalsa di questo gruppo di giovani scapestrati che trovano nel basket una raison d'être, un modo per, come dire, affermarsi e per formarsi anche personalmente. Insomma, è veramente splendido, mi raccomando, recuperatevelo assolutamente, dovete assolutamente farlo. Se vi va di farlo, tra l'altro ci sono i link qua sotto in descrizione per poterlo fare su Amazon, se vi andasse così, a me non darebbe così tanto fastidio che lo recuperaste su Amazon tramite i miei link. Sapete benissimo come funziona. Se volete dare un'occhiata anche sempre in descrizione, ci sono anche altri link per altri fumetti, ci sono anche i link per i miei canali social, come sempre Instagram è quello che cerco di usare un pochino più spesso, oppure se passate per Pavia e siete di queste parti, Slam Dunk lo trovate anche presso la nerderia di Pavia, sempre qua sotto in descrizione tutti quanti i linkettini. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli! We'll be right back.